Ieri mentre ero in live mi è stato chiesto se nell'ambito della mia professione preferissi difendere chi è accusato di un reato oppure chi lo denuncia un reato. Probabilmente sai già che un avvocato penalista può esercitare la sua funzione nel processo penale anche come parte civile, cioè sostanzialmente rappresenta chi ha subito un reato oppure un danno a causa di un reato. E devo dire che per dare risposta a questo quesito non ho la minima esitazione. Difendere chi è accusato di un reato è la ragione per cui sono diventato avvocato e la ragione per cui sono avvocato. La mia scelta, probabilmente drastica per quanto abbia difeso e difenda anche le parti civili, è comunque radicata non solo in un profondo senso etico e professionale, ma anche in una passione sempre più viva per la giustizia e per il rispetto dei diritti umani. E la decisione di rappresentare gli accusati riflette in particolare i miei valori personali, che quindi sono soltanto miei. La mia scelta di difendere gli imputati nasce dalla convinzione che ogni persona meriti un processo equo e una rappresentanza processuale competente. Questo percorso va oltre la mera conoscenza delle leggi o l'interpretazione delle leggi. A ben vedere, in realtà, abbraccia la comprensione della complessità umana dietro ogni accusa. Questo perché ogni caso è un intreccio di storie personali, di norme sociali, principi sociali e legali, in cui l'avvocato si posiziona come mediatore tra l'individuo e il sistema giuridico, assicurando che la voce dell'imputato sia sempre ascoltata e sia sempre compresa. Difendere un imputato è una sfida intellettuale per certi versi, si tratta di un impegno costante per la tutela dei suoi diritti e si richiede quindi non soltanto una conoscenza approfondita delle norme giuridiche, della legge, ma anche delle abilità analitiche e creative. Quando ho cominciato il mio percorso, il mio dominus mi disse: "Guagliù, tu si tu un baraffa all'avvocato, una sola cosa a tenere, e arrapia la mente. Devi aprire la mente se vuoi imparare a fare l'avvocato." È una cosa sulla quale ho riflettuto parecchio e che non avevo capito fino in fondo, almeno fino a quando poi non ho cominciato a lavorare da solo per i miei clienti. Ogni caso è un'opportunità di apprendimento continuo e di crescita in cui si intrecciano giurisprudenza, psicologia, etica, e questo è terreno fertile per una crescita personale e professionale, ma che non avviene, non avverrà mai se non sei pronto ad allargare la mente, a guardare tutto anche da un'altra prospettiva. Poi è chiaro, dietro questa mia preferenza di difendere gli imputati c'è comunque uno sguardo fisso sul principio di presunzione di innocenza, o meglio il principio di non colpevolezza. Io ho cominciato a studiare giurisprudenza che era da poco terminato il processo di primo grado ad Anna Maria Franzoni, uno dei primi processi mediatici e forse quello che ha dato il via ai processi mediatici in Italia. E difendere l'imputato spesso significa lottare affinché il principio di non colpevolezza sia rispettato, contrastando i pregiudizi, le pressioni mediatiche, i giudizi affrettati. È di fatto una battaglia per la giustizia contro il sensazionalismo, le indagini superficiali, e non si può rispettare questo principio se non c'è una rappresentanza legale adeguata al caso, che passa per il saper usare le tecniche dell'esame e del controesame, lo studio delle modalità in cui proporre una ricostruzione alternativa rispetto a quella fornita dal pubblico ministero di fronte ad un giudice che fino a quel momento, a parte il capo di imputazione, non sa niente né del tuo caso né del tuo assistito, cioè dell'imputato. Devo dire che, a proposito di sfide, quella intellettuale con il pubblico ministero in aula, soprattutto di fronte ad un PM preparato sulla vicenda e che ha preso al cuore il caso, è una delle sfide più stimolanti del mio lavoro. Lo possiamo considerare quasi un duello intellettuale in cui la strategia, la preparazione e l'acutezza giuridica si scontrano in un'aula davanti ad un giudice, e qui il mio compito è smontare le argomentazioni dell'accusa, evidenziando le incongruenze e proteggendo l'imputato da un possibile errore giudiziario. E chiaramente il compito più difficile è quello di convincere un giudice, ma convincerlo, come dico spesso, non necessariamente dell'innocenza, perché in taluni casi c'è poco da convincerlo e sarebbe pure stupido da parte mia offendere la sua intelligenza propinandogli una storia, la storia dell'innocenza, di fronte magari ad un video in cui si vede il mio assistito chiaramente rubare in un negozio oppure magari smerciare sostanze. Piuttosto in alcuni casi si tratta di convincerlo che la pena giusta non è quella richiesta dal pubblico ministero, che la sanzione deve tenere in considerazione non soltanto i fatti ma tutto quanto è emerso nel processo, e che tu chieda l'innocenza oppure una pena equa lo fai spesso con tutti apparentemente contro di te e contro l'imputato.
passato. E in questa prospettiva la sfida è quella di portare alla luce la verità, difendendo non soltanto quindi l'imputato, ma anche i principi fondamentali della giustizia. E come dicevo, questo lavoro non richiede soltanto una approfondita comprensione della legge, ma anche una capacità di narrare una storia convincente, una storia più convincente di quella del pubblico ministero. E devo dire che in questo ambito il mio lavoro qui sui social mi sta aiutando veramente tanto. È proprio per il lavoro che faccio insieme a voi, devo dire a tutti un sentitissimo grazie. È il diritto penale. Che stai?